Venerdì 16 gennaio. Buonasera. Bentrovati dall'appuntamento dedicato alla rassegna stampa in edizione pomeridiana. Aggiornamenti. Dai quotidiani ma soprattutto dal web, in studio per voi, Alessandro Entrocaso. E Giulia Presciotti, buonasera. E andiamo a vedere allora velocemente i titoli di oggi prima di passare poi agli aggiornamenti in tempo reale. Il messaggero ha aperto con Greta e Vanessa, incubo finito, liberatele. Volontarie italiane rapite in Siria, i ribelli eh, hanno ottenuto un riscatto di 12 milioni, giallo sulla cifra. Il Papa dice non si uccide in nome di Dio, gli insulti alle religioni sono come quelli alla mamma. E, eh, quindi Greta Ramelli e eh, Vanessa Marzullo sono libere, presto torneranno in Italia, l'annuncio di Palazzo Chigi è eh, la fine dell'incubo delle due giovani cooperanti italiane rapite in Siria il 31 luglio scorso. Secondo i ribelli sarebbe stato pagato un riscatto di 12 milioni di dollari, ma è giallo sulla cifra. Intanto Papa Francesco durante il viaggio a Manila interviene sui fatti di Parigi. Non si uccide in nome di Dio, ma gli insulti alle religioni sono come quelli alla mamma. Poi il retroscena sulla trattativa chiusa dopo il loro video è arrivato sabato, la giornata più delicata della trattativa è stata proprio sabato scorso quando i servizi di intelligence hanno potuto visionare un secondo video. E, eh, sventato l'attentato, avevano armi ed esplosivi, blitz in Belgio, uccisi due jihadisti, si preparavano come a Parigi. E quindi mh, due jihadisti sono morti uno ferito gravemente in un assalto delle teste di cuoio belghe in un appartamento eh, vicino a Liegi perquisizioni e arresti anche nella capitale poi vicino ad Anderlecht trovato anche dell'esplosivo a una settimana dall'attacco contro Charlie Hebdo a Parigi ieri il Belgio si è ritrovato nel mirino della minaccia terroristica e, e nella notte un'altra sparatoria la Svizzera, intanto, si sgancia dall'euro, crolla Zurigo, volano le borse dell'Unione, la Banca Centrale abolisce il tetto del cambio con la moneta unica. E quindi a sorpresa ha deciso di togliere il, di colpo il tappo che dal 2011 bloccava la salita del franco svizzero oltre quota 1,2 per ogni euro. Le conseguenze sono state immediate e pesanti: sul franco volato del 30% a quota 0,85% verso l'euro, per poi stabilizzarsi intorno all'1,04%, sulla borsa di Zurigo sprofonda, sprofondata fino al 12%, sulle banche che rischiano un taglio degli utili tra il 10 e il 20% e sull'industria dell'export del Paese che rischia perdite per 5 miliardi di franchi secondo UBS e lo 0,7% del PIL. Poi l'analisi dedicata alla Grecia e al petrolio, due spettri che stanno agitando l'Europa, difficile prevedere in quale misura la manovra della Banca Centrale di Zurigo inciderà sugli obiettivi della BCE pronta ad avviare l'operazione quantitative easing per favorire una ripartenza degli investimenti nell'eurozona. Ancora mafia capitale, il racket dei vestiti rivenduti, non più o non solo traffico di stupefacenti ma anche spaccio di vestiti usati, quelli che normalmente finiscono nei cassonetti gialli in teoria destinati ad opere di bene e che invece venivano venduti a caro prezzo in particolare in Africa ed Europa dell'Est. Gli ultimi affari di una organizzazione che aveva al suo, suo vertice il boss della Camorra Pietro Cozzo sono al centro dell'inchiesta della Squadra Mobile di Roma guidata da Renato Cortese. 14 persone accusate di traffico illecito di rifiuti e associazione per delinquere sono finiti agli arresti ieri mattina. E poi il caso della coppia dell'acido, gli amanti coinvolti in altri agguati per sfigurare le vittime. La coppia di giovani amanti accusata di avere sfregiato con l'acido un ex compagno di lei sarebbe coinvolta anche in altri agguati con l'intento di sfigurare le vittime. Un giovane ha denunciato che il 15 novembre scorso Martina Levato, 23 anni e studentessa della Bocconi, avrebbe cercato di sfregiarlo con del liquido corrosivo senza però riuscire a colpirlo. Dal messaggero al Corriere della Sera che apre sul ritorno di Greta e Vanessa, questa ovviamente la eh, notizia principale di oggi, libere mh, le volontarie italiane, scoppia subito la polemica sul riscatto, rilasciate in Siria dopo cinque mesi e mezzo, portate in Turchia poi in Italia e quindi le due giovani volontarie sono state rapite il 31 luglio scorso vicino ad Aleppo in Siria. Sono arrivate nella notte a Roma l'annuncio del loro rilascio confermato dal governo ha fatto esplodere la gioia e la commozione dei familiari, ma immediata è stata anche la polemica legata al riscatto e magari ne parleremo più tardi. Il video per alzare il prezzo, a sbloccare la trattativa è stato appunto un video, la nuova prova in vita delle due ragazze e poi tra domenica e lunedì lo scambio perché anche se la cifra di 12 milioni è esagerata un riscatto è certamente stato pagato. E, e in taglio alto eh, ancora mh, la notizia di cronaca che riguarda i due jihadisti uccisi che stavano preparando un attacco in uh, Belgio e il crocevia del terrore, eh, terroristi che si sono mh, passati di mano i Kalashnikov, reti di reclutamento, connessioni sospette e centinaia di potenziali attentatori. Da Osama bin Laden al Califfo, il Belgio già negli anni '90 è stato uno snodo di eh, jihadisti. Troviamo poi le parole del Papa e l'invito a non deridere la fede degli altri, notizia che si collega ovviamente ai fatti di Charlie Hebdo, ognuno ha non solo la libertà ma il diritto di dire ciò che pensa per aiutare il bene comune, ma c'è un limite, dice il Papa, non si può provocare, non si può insultare la fede degli altri. Così parlando sul volo che lo portava dallo Sri Lanka alle Filippine, il Papa ha risposto alle domande dei giornalisti relative agli attacchi terroristici che hanno colpito la Francia. E testimoniando il consueto gusto creativo per la libertà di linguaggio, ha ribadito che la violenza è ingiustificabile, non si può uccidere nel nome di Dio e anche noi siamo stati peccatori su questo. Ma se il dottor Gasbarri, l'organizzatore dei viaggi papali che gli stava accanto, che è un amico, dice una parolaccia contro la mia mamma, lo aspetta un pugno. L'intervento di Francesco sulla libertà di espressione segue la posizione di Benedetto XVI, richiamando alla responsabilità nell'uso del della parola e individuando nel rispetto della dignità una soglia da non varcare. Si eh, passa poi alla mossa sorpresa, Berna sgancia il franco dall'euro, la scossa eh, sui mercati è stata forte e eh, la eh, vignetta di Giannelli con il tiratore franco e eh, l'euro sulla testa di Jean-Claude Juncker eh, trafitto da una freccia eh, stile Robin Hood. Truffavano anche sui vestiti per i poveri, gli abiti donati dai cittadini nelle mani dei camorristi, i possibili contatti con mafia capitale. Anche qui, eh, come sul Messaggero, si parla di questo episodio. La pensione d'oro per una svista, vitalizio da 651 mila euro a un ex dipendente comunale di Perugia, una pensione che è il doppio dello stipendio di Obama e il triplo di quelli di Merkel o del segretario generale dell'ONU Ban Ki-moon. E poi le spese pazze della. Azzarina, auto a noleggio, viaggi, alberghi, spese per centinaia di migliaia di euro, la storia della zarina impiegata senza laurea, diventa direttore generale di un'azienda pubblica eh, da Milano, poi il licenziamento. Troviamo sulla stampa di Torino la foto invece del video che fu mostrato giorni fa in televisione, eh, la eh, data del 17-12-2014. Con il ritorno di Greta e Vanessa, rapite in Siria, liberate ieri dopo cinque mesi. e In Belgio, intanto, la polizia sgomina una cellula jihadista, uccisi due terroristi e ferito un terzo. A lato, troviamo il franco svizzero invece che si sgancia dall'euro e vola, e le aziende parlano di uno tsunami con la borsa che sprofonda almeno 8,6%. Successivamente ancora notizie sul nuovo presidente, un esame per Renzi, si parla ovviamente delle trattative del Quirinale come un campionato del mondo per un calciatore o un CT, cioè l'appuntamento più importante, quello in cui si capirà se sei un vincente, un campione oppure uno come ce n'è tanti eh, il suggerimento poi di Gianni Riotta è di scegliere guardando al futuro e non al passato. Il presidente Ciampi toccò quota 86% nel gradimento dei cittadini, record impressionante che Napolitano ha migliorato al 90%. Le religioni non vanno insultate, invece a centropagina il titolo eh, tratto dalle dichiarazioni del Papa aberrante uccidere per Dio, ma se qualcuno offende mia madre prende un pugno. Una battuta che spiazza tutti, fa discutere il cazzotto mimato da Francesco, ha posto un limite, ma è poco cristiano, Questi, eh, queste le opinioni eh, su quanto detto dal Sommo Pontefice. Poi la Repubblica apre anche qui sul ritorno di Vanessa e Greta, che vedete abbracciate in una foto di repertorio, le volontarie ostaggio da sei mesi in Siria. Due settimane fa l'appello dalla prigionia e poi la gioia dei familiari, ma è smesso di crederci. Il tweet dei ribelli riscatto da 12 milioni di euro. Dal video segreto alla liberazione è il retroscena approfondito da Carlo Bonini, a poche decine di chilometri da qui, dalla linea di confine. Che separa Aleppo dalla provincia meridionale turca di Hatay, il mattatoio siriano dal mondo dei vivi. Greta Ramelli e Vanessa Marzullo tornano ad essere due donne libere. Ora, un volo della presidenza del Consiglio con a bordo uomini dell'intelligenza estera che per sei mesi hanno lavorato alla trattativa le riporta in Italia. Il pugno del Papa non bisogna prendere in giro la fede degli altri, lo vedete a lato appunto sulla spalla di Repubblica, aberrante uccidere in nome di Dio, anche qui eh, questa è la dichiarazione, ma se qualcuno offende mia madre è normale che io reagisca. Ma il diritto alla libertà non conosce limiti. Eh, L'analisi invece di Stefano Rodotà in tutto il mondo in questi giorni milioni di persone hanno proclamato Je suis Charlie. E questo non può essere l'esercizio retorico strumentale di un momento. La rivendicazione della libertà d'espressione contro ogni forma di violenza è sacrosanta, ma terribilmente impegnativa. Fino a che punto siamo disposti a riconoscerla anche a chi manifesta Opinioni estreme o fondamentaliste. Ieri il Papa ha indicato quello che gli sembra essere un limite insuperabile: le parole aggressive contro la religione altrui, contro qualsiasi fede religiosa. E ancora dal Belgio uccisi due jihadisti pronti a colpire: vignette sulle bare e bella ciao per le vittime invece di eh, Charlie. Eh, da Parigi ovviamente. La scelta di Renzi poi nella politica nostrana nella corsa al colle non ci saranno ex segretari di partito. Renzi deve fare una prima mossa, una responsabilità che il Premier oggi vuole cominciare a condividere con i suoi la minoranza del PD gli chiederà l'identikit del futuro capo dello Stato. Lui ci sta lavorando e non sarà un segretario di partito. E sul fumo Lorenzin risponde ai registi, nessun divieto, siate responsabili. E eh, Tom Hanks poi racconta, la mia fortuna è stata frequentare il college pubblico. Nel 1974 mi diplomai alla Skyline, una scuola superiore di Oakland. I miei voti erano molto scadenti, potendo inoltrare la domanda a tre università scelsi, il MIT e la Villanova, consapevole che non avrebbero mai accettato uno studente come me, ma sperando che eh, mi spedissero i loro voti adesivi e poi insomma Atomex è andata decisamente bene. Chiudiamo con il tempo che come sempre propone titoli eh, particolari in questo caso eh, si appoggia a quanto detto dal Papa sulla uh, questione Charlie Hebdo una vedete una sorta eh, di copertina eh, disegnata però dal tempo, Je ne sui Pas Charlie eh, il eh, cartello che porta il eh, Papa, io non sono eh, Charlie, con i valori della fede si vince la violenza e mh, Papa Francesco non è Charlie, scrive il tempo, guai a uccidere in nome di Dio ma non si può provocare a insultare la fede oppure deridere la religione, se uno insulta mia mamma è normale che poi riceva un pugno, dice, e ancora al lato troviamo la notizia che riguarda... Le due ragazze rapite in Siria, pagati 12 milioni, Greta e Vanessa tornano a casa. E l'SOS per un'auto rubata a Parigi, allarme e panico a Roma, caccia due marocchini. Infine il totto Quirinale con Matteo e Silvio al lavoro per recuperare i ribelli. E, e poi si chiude con Passera, l'ex ministro. Bogie sui Marò non li abbiamo svenduti. Perché ovviamente dopo il pagamento del riscatto delle due ragazze si parla di questo parallelo con altri due prigionieri all'estero, i Marò, uno è rientrato in patria per farsi curare ma dovrà tornare in India, l'altro è rimasto lì oramai da più di due anni e quindi questo parallelo sta infiammando in non poco l'opinione pubblica. Noi ci fermiamo, ma tra pochissimo torneremo in studio con tutti gli altri aggiornamenti dal web. A tra poco.